Parola. Merci Raffaele. Grazie Raffaele. Mi occupo di gerontologia perché non amo i bambini. Chiedo scusa se non parlo italiano, conosco solamente due espressioni italiane, la bella ragatta e è pericoloso sporgersi, e non basta per poter affrontare le tematiche dell'invecchiamento. Parlerò lentamente, non perché ieri sera ho passato una serata impegnativa, ma semplicemente perché cercherò di rispettare il lavoro degli interpreti. Ho poco tempo per farvi capire diversi messaggi che per me, alla fine della mia carriera professionale dedicata interamente alla questione dell'invecchiamento, sono i 3-4 pilastri fondamentali della visione della terza età della nostra società. Siete fortunati perché, a differenza degli altri relatori, non vi parlerò di denaro, di euro, franchi, lire. E non voglio nemmeno parlarvi della contabilità delle persone, ovvero come gestire, quali strumenti, e cercherò di trasformare questa terminologia in come vivere insieme e accompagnare le persone. In realtà, tutto trae origine da due fondazioni per le quali ho lavorato come consulente su una questione detta diritto di scelta e diritto al rischio. Sono fondazioni che stanziano fondi in Francia per gli operatori che lavorano proprio con le persone anziane e molto anziane e a volte affette da disturbi cognitivi, per poter permettere loro di continuare a vivere, se possibile, come noi. La questione sollevata è quella della vecchiaia assistita e, per assistita, intendo sia da professionisti, sia, e ne abbiamo discusso prima con un ospite presente in sala, l'assistenza fornita dalle famiglie e in generale da tutto l'entourage della persona, visto che in Francia gli ultimi studi indicano che il 20% degli assistenti non fa parte del nucleo familiare dell'assistito. Il rischio di tale vecchiaia accompagnata è la sensazione di non essere più padroni della propria vita. Ma com'è possibile? Non ci sentiamo padroni della nostra vita, non tanto per il sopraggiungere di incapacità o di handicap. Ci accorgiamo del resto che negli indici della qualità della vita, mano a mano che incontriamo nuove difficoltà nella nostra vita, e questo avviene relativamente presto, per incapacità o handicap, adottiamo nuove strategie di vita che fanno sì che sia più facile di come avevamo immaginato. Non ci sentiamo quindi più padroni della nostra vita, non tanto perché sopraggiunge una incapacità o un handicap, ma perché coloro che ci circondano, la famiglia, gli amici, i professionisti, iniziano a fare per noi quello che prima facevamo da soli. È una situazione in apparenza semplice, ma che ha conseguenze assolutamente disastrose. La questione della valutazione che state trattando, della domanda di prestazioni e delle prestazioni, avviene sempre in un momento particolare, detto di crisi e di vulnerabilità. Utilizziamo in Francia due termini. Non sono io, non sono un ventriloquo. Ricominciamo. Dunque, nella situazione di valutazione delle prestazioni, c'è una situazione di crisi che va oltre alla persona stessa, perché è spesso una crisi di chi la circonda ed è, allo stesso tempo, una situazione di vulnerabilità.
Vulnerabilità che per me è completamente diversa dalla fragilità. Non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli, ma vorrei farvelo capire con una battuta. A casa ricevo dei pacchi fragili e mai dei pacchi vulnerabili. Quindi il vero problema è che in questo momento particolare in cui ci si rivolge agli altri per ottenere un aiuto nella vita quotidiana, si ha grande difficoltà a difendere il proprio punto di vista. Prendiamo l'esempio di Jacqueline. Aveva trascorso 6 mesi nell'ospedale psichiatrico e geriatrico. I suoi 4 figli pensavano che non sarebbe mai più tornata a casa. Si trovava in un centro di cura e sua figlia, che aveva preparato tutto affinché potesse tornare a casa, aveva deciso con il medico e l'infermiera del centro che sarebbe dovuta tornare a casa sabato. Quando lo viene a sapere, Jacqueline si arrabbia moltissimo. È necessario l'intervento di mediazione del figlio tra sua madre e sua sorella. Il figlio dice alla madre: mi avevi detto che volevi uscire, mi avevi detto che l'ospedale era una prigione. Sì, voglio uscire. Perfetto, ma vuoi uscire sabato? E dopo qualche secondo di riflessione la madre risponde: sì. Vedete, è la stessa identica decisione presa dalla figlia, ma dal punto di vista della madre è completamente diverso. Un po' come se stasera vi obbligassero ad andare al cinema piuttosto che deciderlo liberamente. Poco prima di venire qui per l'Università del Tempo Libero, che coinvolge più di 5.000 pensionati in piena forma che hanno fino a 94 anni, era sorto il problema del corso di italiano per principianti. C'erano 22 iscritti, decisamente troppi. Quindi il segretario aveva deciso di dividere il gruppo in due, in modo autoritario, cioè gli ultimi 11 sarebbero passati automaticamente nel secondo gruppo. Una scelta pessima. Cos'è successo poi? La decisione finale è stata la stessa di quella presa dal segretario, ma un pensionato mi ha detto: sì, ma in questo caso siamo stati noi a decidere. Questi piccoli aneddoti vi mostrano che con poco, al di là dell'aspetto finanziario, organizzativo e così via, la nostra vita può cambiare semplicemente con una presa di distanza dal processo decisionale. Ma come mai questa scelta è così importante? Alcuni mi dicono di volere a volte lasciar decidere gli altri. Ma anche in questo caso, quando cioè si lascia che siano gli altri a decidere, si prende comunque una decisione. Quindi, perché questa scelta è così importante? Semplicemente perché, e non è nemmeno tanto semplice, perché abbiamo bisogno di prevedere, di anticipare. La caratteristica dell'essere umano è quella di essere l'unica specie che ha la capacità di previsione, previsione consapevole. E lo vediamo bene nella nostra vita quotidiana. Passiamo il nostro tempo, e immagino che qualcuno di voi, mentre io parlo, starà pensando oggi pomeriggio o forse al prossimo weekend, anche se un po' lontano, perché passiamo il nostro tempo a prevedere. E che cos'è che prevediamo?
Faccio sempre l'esempio del meteo. Abbiamo bisogno di sapere che tempo fa. Cambierà qualcosa nel nostro modo di comportarci? Non è sicuro, ma in ogni caso dobbiamo sapere. È ciò che il sociologo Crozier ha evidenziato con le cosiddette zone di incertezza, che fanno sì che il nostro benessere, perché è di questo che stiamo parlando, della qualità della nostra vita, possa essere rovinato senza questa capacità di previsione e se la zona di incertezza diventa troppo grande. Cos'è voler prevedere? È credere di essere liberi, altrimenti saremmo in balia del destino. E perché questa libertà è così importante per noi oggi? Nel XXI secolo, perché in Europa e in Occidente, da un po' più di due secoli, abbiamo concepito l'individuo, l'uomo individuale, che ha la sua libertà. Faccio riferimento alla filosofia illuminista e a ciò che non è legato alla filosofia, ma è il nostro diritto positivo. La Costituzione francese si basa su una libertà fondamentale che determina tutte le altre. La libertà di essere liberi. Tutte le altre derivano da questo principio di base del nostro diritto positivo. E non è semplicemente questione di filosofia, ma anche di cittadinanza. Perché alla fine le due domande che resteranno dopo il mio intervento e alle quali ognuno dovrà rispondere sono: invecchiando sarò un cittadino completo e mi spingo oltre, dando un seguito logico a ciò che ascolto nei miei corsi alla scuola per infermieri e inservienti? Arriverà il momento in cui, a causa della mia età, non sarò più un essere umano? Farò parte di un'altra specie? Quando durante il corso gli inservienti mi dicono: non voglio diventare così, oppure, se preferite un'altra forma, troppo vecchio, troppo demente, troppo dipendente. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Troppo è già un eccesso. Vuol dire che si è superato un limite. È questa la vera questione. E la questione del diritto alla scelta e al rischio è legata al momento in cui voi sarete alienati, e peso le parole, alienati alla decisione dell'altro. Vi ricordo, al di là del film Alien, che essere alienato significa essere posseduto da un altro. E nel film stesso questa è a suo modo una verità. Dunque, ecco la vera domanda. C'è un limite, ma dov'è quello che definiamo insieme nella nostra, nella vita privata? Oltrepassando quale limite non sarò più un cittadino e forse un essere umano? E non lo dico per provocarvi, credo davvero che questa sia l'unica domanda nella società, perché dietro a tale questione di libertà, che può apparire vaga, e penso a Sartre che diceva: cos'è la libertà? È ciò che ne facciamo di essa. E riflettere sulla questione dell'invecchiamento è proprio questo.
Ed è anche la questione dell'autonomia. Autonomos in greco, scegliere da soli la propria strada. Ecco qual è la questione. E la questione dell'autonomia è importante per la nostra società. Direi che è addirittura quella fondamentale. I vostri bambini non sono autonomi. Bene, posso trattarli come handicapati. Non c'è problema. Lei non è autonoma, signora. Non troverà mai un lavoro. La questione dell'autonomia è fondamentale nella nostra società. E che cos'è questa autonomia? Concretamente, sono le scelte che prendiamo nella vita quotidiana. Ecco cosa significa essere autonomi. Quando si diventa grandi e adulti, quando i nostri figli diventano grandi, cosa diciamo? Diciamo, se lo vuoi fare, fallo, è una tua scelta, assumine i rischi. Diventare adulto, essere autonomo, significa scegliere e rischiare, tutto qui. Ma è ciò che tesse la nostra esistenza ogni giorno. Quando quella signora che vive in Aquitania incontra il suo assistente sociale, lui le dice che non potrà più piegare la gamba e le domanda: come farà a salire in camera al piano di sopra? Lei risponde: è molto semplice, salirò in ginocchio. E le si propone di spostare la camera, di cambiare la configurazione della sua casa. Ma questa donna ci vive da più di 50 anni e ci ha passato tutte le notti con suo marito, ci ha concepito tutti i suoi bambini. Vedete, si tratta di riconoscere all'altro l'autonomia. Questa signora preferisce salire le scale in ginocchio e allo stesso tempo è questo il lavoro di accompagnamento di un anziano, che è anche un lavoro di negoziazione e accettazione delle scelte. Arriviamo così a un'altra nozione fondamentale e quando avrete il microfono avrete modo di rispondermi. Ed è la nozione di singolarità. Cosa significa invecchiare? Semplicemente distinguersi. Ma non è semplice. In effetti è il vero lavoro e non ci sono due persone qui che si somigliano e vestite allo stesso modo. Nel corso di tutta la nostra vita cerchiamo di renderci unici, non somigliare ai nostri fratelli nel nostro ufficio, non somigliare a chi fa lo stesso lavoro al nostro fianco, nel gruppo a cui apparteniamo. Invecchiare significa distinguersi. E lo capiamo bene perché potremmo scambiare due neonati alla nascita e ci metteremmo molto ad accorgercene. Ma sarebbe molto più difficile scambiare due nonni. Questa idea di singolarità e di essere unici che hanno gli anziani è messa in pericolo. È messa in pericolo dalle generalizzazioni che facciamo su di loro. Vivere in una struttura di 60 residenti significa essere un sessantesimo di una realtà. Ecco la difficoltà della gerontologia. Ma allo stesso tempo significa essere preso in considerazione e assistito da un dispositivo che non ha quasi alcuna possibilità di adattamento. Ascoltate questi anziani che assistite a domicilio. Mi piace quando i professionisti mi dicono che gli anziani hanno delle manie. Non sono manie. È solo la manifestazione di alcuni aspetti della loro singolarità. Mi piace negli istituti, nelle case di cura o di riposo, quando mi dicono che gli anziani cercano quello che potrebbe essere un piccolo favore, come la richiesta di darsi del tu, avere un bicchiere di vino quando gli altri non possono averlo e così via. Ma io non credo che si tratta di un sistema di favori, credo che sia piuttosto un modo per essere in un determinato momento
in una sala da pranzo in cui ci sono tante persone, di essere qualcuno che non somiglia a nessun altro. Quando non siamo riconosciuti per la nostra singolarità, ed ad esempio il problema dei gemelli, ma ve lo dico onestamente, per l'altro che vi guarda è la morte della vostra identità. Come moriamo per il fatto di non essere riconosciuti come un essere originale. Come moriamo di solitudine sempre per le stesse ragioni. È sempre lo sguardo altrui che ci costruisce, fino all'ultimo minuto della nostra vita. Detto questo, cosa faremo? Pensiamo ad esempio al ristorante nella nostra vita quotidiana. Andiamo in un ristorante e non mangiamo molto bene, ma il titolare ci riconosce e ci ritorniamo. Ci ritorniamo solo per il fatto che con il suo sguardo ci fa capire di non essere clienti come gli altri. La singolarità si esprime attraverso un progetto. Che cos'è un progetto? È la mia personalità che proietto all'esterno. I miei desideri, la mia identità. E che fa di me un essere capace di anticipare, di prevedere. Il progetto è il sintomo più espressivo della singolarità. Che cosa mi sento dire? Mi dicono, sì, ma sono vecchi. Si può avere ancora un progetto a 80 anni? Si può avere ancora un progetto a 85, a 90 anni? Ma i vostri progetti, voi, che avete almeno, spero, che avete ancora 30, 40 anni di aspettativa di vita, i vostri progetti sono tutti di 30 o 40 anni? Come dicevo prima, esistono progetti per domani, per dopodomani. Ripenso a quest'anno. Ho voluto invitare alla conferenza inaugurale dell'università Jean Dormesson, un accademico nato nel 22. Mi risponde dicendo di essere troppo impegnato con la pubblicazione di un libro e di ricontattarlo tra 3 o 4 anni. E quando ricevo la sua risposta, mi chiedo, ho capito bene quel che mi sta dicendo? Mi dice che ha un'opera che sta terminando e un'altra che ha già in mente, 2 volte, 2 anni, 2 libri. Non c'è bisogno di avere 40 anni di aspettativa di vita per avere un progetto. Dunque, se vogliamo, la difficoltà è che quando parliamo di terza età abbiamo l'impressione che la vita sia già finita. Ma non è così, ve lo assicuro. Ogni anno abbiamo 5.000 pensionati, alcuni anche molto anziani, ma che hanno una gran voglia di vivere. Anche se le gambe funzionano male, anche se prendono la pasticca per il cuore, anche con piccoli disturbi cognitivi. Sì, ho ancora voglia di vivere. La mia vicepresidente, che ha compiuto 86 anni l'anno scorso, mi ha detto, farò uno stage per pilota di aerei. Le rispondo, non sopra casa mia, soffre di DMLE, degenerazione maculare legata all'età e praticamente non ci vede. E lo ha fatto lo stage, ma è stato necessario scontrarsi con l'opinione pubblica che gli altri avevano su di lei.
E quando si è ritrovata di fronte ai due piloti e a 12 persone pronte a fare lo stage, e i due piloti discutevano davanti a lei, mi ha detto poi che uno ha detto: io non voglio la vecchia, e le ho chiesto: Jacqueline, che ha poi fatto? Lei ha risposto: la vecchia ti romperà le scatole. Il problema della vecchiaia è che non solo pensiamo che i vecchi non abbiano più progetti, ma abbiamo anche moltissimi progetti per loro. Progetti del politico, dell'amministrazione, del professionista, dei coordinatori, degli universitari, i libri che parlano di progetti, tutte le riviste che vi dicono come gestire la vostra vita. Ma il mio progetto, chi lo ascolta? Lo vediamo entrando in una casa di riposo. La questione della singolarità e della libertà sono importanti, perché la prima cosa che spaventa entrando in una casa di riposo e che potremmo trovare oggi molto piacevole è che si fa tutto per noi ma senza di noi, ed è questa la difficoltà. Il passaggio dalla propria casa all'istituto. Lascio qualcosa che mi rappresenta, la mia casa. E se vorrete ne parleremo meglio in seguito. Allora, perché i professionisti ad un tratto non incoraggiano né i progetti della persona né la sua singolarità? Ebbene, perché, e l'ho sentito da coloro che hanno preso la parola prima di me, e accade lo stesso in Francia, perché oggi si pensa più all'organizzazione che all'accompagnamento, all'assistenza. E poi i professionisti hanno paura. La giudiziarizzazione, non so se è possibile tradurla in italiano, e la mostruosa tecnicità delle norme, delle qualità, strumenti, eccetera. E poi abbiamo già parlato di come la terza età venga rappresentata con stereotipi, e a cui aggiungerò un ulteriore elemento: la perdita della capacità di giudizio. Sembra che invecchiando abbiamo sempre meno giudizio, sembra che siamo sempre meno capaci di giudicare. Come l'amica che mi dice di un vicino di 70 anni, ha perso la testa, ha appena sposato una donna di 30 anni. Io non sono affatto d'accordo, penso che capisca benissimo. E che avrebbe perso la testa se avesse cercato di sposare una donna di 30 anni più grande di lui. Quindi, se vogliamo, la questione del rischio e della scelta è credere che a un certo punto non avremo più la razionalità necessaria a gestire la nostra vita. Esiste una ricerca europea di qualche tempo fa, ma piuttosto interessante. Si chiedeva quale fosse la persona più adatta a scegliere i servizi che gli anziani avrebbero dovuto utilizzare. Solo una persona su tre in Europa ha risposto che è l'anziano stesso quello più adatto a scegliere i propri servizi. È quello che chiamiamo un rifiuto di autonomia. E il fanalino di coda di questa ricerca è l'Italia. Solo una persona su cinque ha risposto che è l'anziano stesso il più indicato a scegliere i propri servizi. Questa questione della razionalità, se vogliamo, non si oppone solo ai vecchi,
si oppone a noi. I professionisti che chiedono agli anziani di essere più razionali di noi mi fanno riflettere. Voi siete razionali nelle vostre scelte? Avete scelto il vostro compagno in modo razionale? Pensandolo, misurandolo, avete scelto in modo razionale il vostro lavoro e avete scelto in modo razionale di fare uno, due o tre figli? Certo che no. E allora, perché chiediamo agli anziani di essere più razionali di noi nelle loro scelte? Ed è Perelman, filosofo e giurista, che afferma: piuttosto di chiedere agli altri di essere razionali, chiediamogli di ragionare, perché ragionare significa scegliere tra tutte le possibilità. Invece, essendo razionali, abbiamo una sola strada possibile. E all'improvviso sono gli altri che scelgono per noi. Naturalmente, vi rispondo prima che me lo chiediate, parleremo ora dei disturbi cognitivi. Mi si chiede, quando soffriamo ad esempio di Alzheimer, possiamo continuare a scegliere e a rischiare? Sì, sì, perché salvo che questo necessiti di un altro tipo di assistenza, c'è sempre del desiderio nella persona. Anche nelle persone affette da disturbi cognitivi molto gravi. Ho lavorato con l'ospedale di Strasburgo sul rifiuto alimentare e abbiamo constatato che la maggior parte delle volte il rifiuto non è legato alla volontà di morire, ma alle condizioni in cui chiediamo a questi pazienti di mangiare. Dovrebbero poter scegliere loro le pietanze, i piatti, la persona che darà loro il cibo e così via. Anche nella demenza possiamo continuare a partecipare a queste scelte e possiamo rispettare la persona e la volontà espressa prima di essere colpita da disturbi cognitivi. Marie abitava nei Paesi Baschi. È stata colpita da disturbi cognitivi gravi. Vi faccio due esempi. Non riconosceva il crudo e il cotto e confondeva il frigorifero con il forno a microonde. È rimasta fino alla fine a casa perché i suoi figli hanno rispettato la sua scelta di non volere assolutamente entrare in una casa di riposo. Vista dall'esterno con questa donna che usciva a volte mezza nuda e che non voleva alcun aiuto degli assistenti sociali, i suoi figli venivano considerati dei brutti. Ma vi faccio la domanda, in tale situazione non sarebbe stato altrettanto brutale, ed è ciò che chiamo maltrattamento paradossale, volere ad ogni costo fare il suo bene, considerando che questo fosse in una casa di riposo? Credo che ciò che possiamo pretendere dai nostri cari sia di essere rispettati nelle nostre scelte fino alla fine dei nostri giorni. E la difficoltà che si pone oggi sulla valutazione è che quando valutiamo un individuo, cosa valutiamo? Valutiamo la vista, la capacità di stare in piedi, il cuore e tanto altro. Ma quello che non viene mai valutato è l'essenza di questa persona, ovvero il modo in cui ha voglia di vivere. Il professionista è sempre distaccato nei confronti dei desideri della persona e non può esserlo su quello che ha da dirci. Quando ha comperato la mia casa, il signore che ci viveva, ci abitava con la moglie, che era appena venuta a mancare. Riparava delle auto al piano terra
e tutto il suo appartamento era al primo piano. Quando me ne sono accorto e ho pensato che sua moglie doveva aver vissuto senza poter uscire per anni, mi sono detto che avrebbe potuto scegliere di vivere diversamente. Ma poi lui stesso mi ha detto: vede, è bellissimo, era tutto su un piano per mia moglie. La mia rappresentazione della qualità della vita non coincideva con la sua, ed è la differenza che bisogna fare tra la qualità e la qualità di vita. Sì, ho sentito parlare della qualità dei servizi. Cos'è la qualità di un servizio? È una caratterizzazione tecnica, è una qualità che viene nominata e regolata da esperti, dall'esterno, ed è la gestione dell'ambiente. Cos'è la qualità di vita? È, e c'è una definizione dell'OMS, la percezione che un individuo ha della sua esistenza. Non è definita e regolata da esperti, ma è definita ed espressa dalla persona stessa, e sono i rischi della vita. Io vado in moto e abito fuori Bordeaux e so che statisticamente moltiplico per 15 il rischio di decesso. Ma fa parte della mia qualità di vita. Non è la somma delle funzioni biologiche che voi valutate che costituisce ciò che una persona desidera. Quando si parla di somma delle valutazioni, penso a Frankenstein, un insieme di dati oggettivi, una visione riduttiva. Credo che ciò che è veramente importante è la possibilità di negoziare la propria libertà, negoziare le proprie scelte e i propri rischi. Quando c'è questa famiglia che mi racconta che il padre ogni giorno si allontana un po' di più da casa, alcuni figli dicono: va sempre peggio, lo vediamo che vaga senza meta. E gli altri figli mi dicono: nostro padre sta sempre meglio, è sempre più autonomo, va sempre più lontano. E rispondo: forse fareste meglio a chiedere a lui come si sente. Dunque, la questione del diritto di scelta, del diritto al rischio e della vulnerabilità è una questione ordinaria della vita quotidiana. Posso continuare a decidere della mia vita o lo faranno gli altri per me? Ma ve lo dico subito, le conseguenze sono drammatiche. In Francia, chi non sceglie di entrare in una casa protetta, secondo uno studio del ministero, muore molto prima rispetto a chi ha partecipato alla scelta di entrare in una struttura residenziale, e coloro che vivono in un istituto senza averlo scelto hanno uno stato di salute che si deteriora molto più velocemente. Cioè, e faccio sempre l'esempio di un topo di laboratorio, il topo in laboratorio ci mette meno di 48 ore a sviluppare un'ulcera allo stomaco, e penso che sia la nostra stessa consapevolezza, la capacità di essere liberi. Il solo interesse dell'invecchiare è poter esercitare il potere sulla propria vita, sul proprio progetto, indipendentemente da quale esso sia. E dietro di noi abbiamo la difficoltà di avere delle politiche pubbliche, delle famiglie, dei professionisti che non devono opporsi a questo diritto alla scelta, diritto al rischio, ma devono accompagnarlo. È ciò che il filosofo Gabriel Marcel definiva l'uomo contro l'umano. Voglio invecchiare, ma a condizione di rimanere sempre un uomo, e a condizione che anche domani mi si metta tutte le mattine il mio papillon, che è il simbolo della mia identità. Grazie dell'attenzione. Thank you.